Quando io iniziai la mia avventura, il mosaico era inteso un prodotto che in realtà era una piccola mattonellina per rivestire delle pareti. E devo dire che quel prodotto era considerato il meno costoso nell'edilizia e quindi era estremamente brutto e era considerato una cenerentola. Io ho cercato di cambiare completamente il significato e quando io ho iniziato questa avventura ho presentato il prodotto come elemento d'arte. Quindi il mosaico per me non è un prodotto, il mosaico per me è arte. Le nostre collezioni sono sempre state rivolte verso la manifattura artistica, quindi abbiamo esaltato la capacità artistica delle persone. Non abbiamo mai esaltato la capacità produttiva delle macchine. Il mercato chiedeva sempre di più questo prodotto, ma logicamente una fascia del mercato non era pronta e non era recettiva per spendere il valore che era richiesto dalla manifattura artistica. Quindi, in poche parole, se devo parafrasare il settore della moda, abbiamo iniziato anche noi a pensare al prêt-à-porter. Quindi la haute couture inteso come elemento massimo artistico, il prêt-à-porter come il mosaico declinato verso il basso, senza mai toccare il fondo, per poter dare un'offerta a tutte queste persone, a questi progettisti nel mondo che volevano utilizzare il prodotto artistico, sempre in mosaico, ma con un valore meno importante. Per esempio, Lewis Comfort Tiffany nasce producendo mosaico artistico, poi fu costretto a sviluppare il suo business nel settore dei diamanti perché il papà gli lasciò un'attività di commercio di diamanti. Quindi io credo fortissimamente nell'evoluzione delle aziende. La nostra o la mia è una storia estremamente semplice. Se ricordo bene, siamo nel 1984 e io decido di seguire dei miei amici nell'avventura del mondo arabo, trading, quindi dalla ceramica all'arredo, ai succhi di pomodori, ai profumi, alle scarpe, qualsiasi prodotto made in Italy. La mia avventura era divertente, ma certamente non redditizia. Il caso ha voluto che incontrassi un arabo, lo sceicco Al-Ghusebi, il quale mi sfidò chiedendomi di trovare per lui un prodotto unico al mondo, il più bello da poter utilizzare nei suoi interni della sua villa in costruzione. Andai alla Basilica di San Vitale e acquistai un souvenir di mosaico che era in vendita per i turisti. Ritornai dallo sceicco, gli feci vedere questo piccolo pezzettino di mosaico. Lo sceicco fu colpito dalla bellezza di questo mosaico e mi commissionò tutto il lavoro della sua villa. Abbiamo dovuto iniziare a produrre questo ordine, non avendo la più pallida idea di come fare. Mi imbattei in un gruppo di ragazze che andavano all'Istituto d'Arte Severini di Ravenna. Vennero nella mia piccola fabbrica, che in realtà era una casa colonica abbandonata, e quindi iniziamo a costruire e a produrre questo ordine con le tecniche che le ragazze avevano percepito e avevano imparato durante le lezioni di scuola. E comunque noi riuscimmo a sviluppare tutto questo e a consegnare l'ordine. Quando io accettai questa commessa in Arabia Saudita, io l'accettai perché era un'ancora di salvataggio. In quel momento per me rappresentava il quotidiano, rappresentava il potere mangiare e quindi in quell'opportunità io mi ci sono aggrappato. Quando me ne sono ritornato in Italia, io non ho trovato nessuno che potesse produrre quel tipo di commessa con quel tipo di prodotto. Mancava la materia prima. Io mi ricordo che facevo viaggi infiniti, andate e ritorno a Ravenna-Venezia, andavo ad acquistare queste pizze di vetro in tanti colori a Murano, le caricavo in macchina, che non era mia, ma era stata presa in prestito da mio fratello, e poi le portavo a casa. I genitori lavoravano giorno e notte, non certamente nelle classiche 8 ore, mi fermavo in questa, chiamiamola fabbrica, in questo podere, in questa casa, diciamo, abbandonata, a ritirare i sacchi di tesserine tagliate durante la notte dai miei genitori. Io inizio la mia avventura imprenditoriale mettendo a disposizione una fabbrica, quindi un edificio con 4 muri e un tetto, in condizioni non ottimali,
alle persone che ebbero fiducia nei miei confronti a quel tempo. Era l'unica cosa che io potevo mettere a disposizione. Il passo successivo, grazie soprattutto all'evoluzione dell'azienda, è stata quella di trasferirsi a Ravenna, quindi di prendere in affitto un opificio. A quel secondo edificio sono susseguiti 13 traslochi per supportare le fasi di sviluppo dell'azienda. La showroom nella quale oggi noi ci troviamo è un sito produttivo che non esisteva nel 2002. Noi abbiamo costruito tutto. Questo era un sito di un mangificio abbandonato, non esistevano capannoni, esisteva solamente la torre, era decrepito e in quegli anni, dal 2002, noi abbiamo iniziato a costruire. Questo non esisteva. Noi creiamo i colori, noi acquistiamo le materie prime, polvere, minerali, vengono fusi. Noi siamo partiti utilizzando le materie presenti e disponibili nel mercato nel 1989. Allora le materie erano solamente vetro e marmo. Abbiamo inventato nuovi colori, abbiamo inventato nuove materie, ci siamo inventati come materia l'acciaio. La storia ci insegna che la gamma dei colori diventa estesa ed ampia grazie agli errori umani. Oggi io decido di produrre un rosso, forse le condizioni esterne, ambientali, attorno alla fornace fanno virare la temperatura del forno e quindi io non ottengo il rosso desiderato. Ottengo un rosso forse più intenso o un rosso meno intenso. Il successo per avere una gamma dei colori dipende dalla voglia di lavorare, dalla voglia di creare e soprattutto dalla capacità di archiviare e di tenere in considerazione in archivio il metodo di lavoro e anche il metodo dei nostri errori. Le persone che sono venute qui all'inizio, nel 1989, mi hanno portato una conoscenza e una tecnologia che era quella conosciuta nel settore dell'arte musiva. Guardando le persone che realizzavano con la materia cemento, con la materia gesso, le opere musive, le vedevo con estrema difficoltà. Realizzavamo dei prodotti che non erano esportabili, che non erano confezionabili. La mia voglia di riuscire ad alleggerire e a rendere esportabile quest'arte, quindi a renderla accessibile al mercato, al mondo, mi portò ad inventare il metodo chiamato doppio indiretto. Questa tecnica sembra l'uovo di Colombo, nel senso che allora l'artista poneva le tessere minute del mosaico su una base di cemento oppure di colla di pesce, ed era il metodo indiretto. Tutto questo non consentiva all'artista, voglio dire, di andare a inscatolare quest'opera. La nostra intelligenza ci ha permesso di sostituire la materia di alloggio delle tessere musive, che allora era costituita da cemento o da gesso, tramite una carta adesiva. L'ulteriore applicazione della retinatura sulla tessera consentiva all'artista il giorno successivo di sezionare queste parti di mosaico per poi renderle gestibile nel packaging, quindi nella realizzazione della cassa da poter spedire, quindi esportabile. Il successo è qualcosa di aleatorio, forse perché viviamo in provincia, ma io non ho mai pensato di avere un'azienda o di dirigere un'azienda che ha successo. Lo sento estremamente molto lontano da me. Esiste una persona, sono io, che gira il mondo, che cattura i trend del momento, magari li vive anche, e poi arriva o ritorna in azienda e dice facciamo questo perché può diventare interessante. Nel 1989 ero il presidente, il segretario, il ragioniere, il magazziniere, il marketing manager, quindi praticamente ero tutto io. Da quel momento lì ho iniziato ad aggiungere determinate pedine. Queste pedine sono diventate sempre più importanti, sempre più numerose. La mia azienda è il luogo dove creare, produrre, inventare e divertirsi. La Sicis desidera
creare un prodotto che non c'è. Tutte le forme che noi abbiamo creato, tutte le invenzioni, sono state depositate e protette da un brevetto. Il brevetto non è una forma di arrivo, è una forma di partenza. Questa è la nostra fame, è la nostra voglia di creare. Quando abbiamo inventato la materia, dobbiamo inventare la tecnologia, perché non è disponibile sul mercato. Quando creiamo la tecnologia, poi dobbiamo creare anche l'interpretazione, come noi andiamo a comporre con questa materia lo stile. Questo è il punto di partenza. Noi decidiamo di inventare e creare un fiore. Ne inventiamo la forma, ne inventiamo il colore, ne inventiamo la materia, ne inventiamo l'andamento. E poi, in base a questo, noi inventiamo anche la materia prima. Che tipo di vetro noi vogliamo utilizzare per creare questo fiore? In poche parole, è come se noi decidessimo nella nostra mente di inventare un vestito e dobbiamo inventare il filato, dobbiamo inventare il colore, e una volta che abbiamo inventato il filato e il colore, andiamo sul mercato e ci rendiamo conto che nessuno produce quel colore e quel filato. Di conseguenza, noi ci inventiamo la tecnologia. Questa è un'azienda che è nata in 25 anni ed è passata da una dimensione di circa 40 metri quadrati di superficie ad una dimensione di circa 50.000 metri quadrati di superficie. E questa superficie è coperta da edifici, e dentro gli edifici ci sono persone, ci sono macchine, ci sono tecnologie, ci sono processi di produzione. Il rapporto con SICIS è nato 30 anni fa, eravamo una ventina di studenti e si presentò un giorno questo signore che disse: io vi propongo di iniziare a fare dei campioni, dei lavori eccetera, se va male vi rubo 2 mesi, se va bene andrete in pensione nella mia azienda. Questo era Flacuzzi. Ha fatto in qualche modo questo investimento su di me e l'ha fatto in modo molto leale e coerente, nel senso che mi ha lasciato la libertà di gestire il mio lavoro, su cui ho assoluta carta bianca, come se fosse nel mio studio privato, senza nessuno che mi vede e che mi giudica. La mia esperienza viene utilizzata da SICIS come a livello di consulenza o di intervento sui progetti nuovi che nascono comunque da una realtà industriale quale è SICIS. Però non mi ha condizionato a quelle che sono le metodiche o le prassi di un'industria. Non mi piace dire industria, è più bello fabbrica, il luogo dove si fabbricano delle cose. Io non vedo improbabile un abbinamento imprenditoria, promozione arte, anzi no, deve essere così. E che proprio l'arte venga proprio dall'impresa stessa, che l'impresa possa arricchirsi di artisti. Non avrei mai immaginato di riuscire a fare una mia scultura con un materiale industriale. Invece l'ho fatta e sono veramente contenta. Questi sono tanti tessuti cuciti. Queste sono tesserine industriali, però io le ho passate nel calore del forno, si sono ammorbidite ed è diventato un filo per cucire in oro. A volte anche per pura casualità escono delle soluzioni che poi portano in qualche modo quel valore aggiunto al prodotto industriale. SICIS è unica, è un'azienda unica, cioè è come se fosse una cittadella del mosaico, in cui c'è tutto. È già un buon punto d'arrivo. Ma la cosa bella di Flacuzzi è che per lui è sempre un punto di partenza, per cui è la situazione che è stimolante. È esigente sempre 24 ore su 24, tutti i mesi dell'anno. Nonostante lui ovviamente abbia degli schemi molto rigidi, da imprenditore quale è, ha un gran rispetto per la libertà degli altri. Io ritengo che un'azienda
oggi nel mercato debba avere una fortissima creatività. Non siamo mai stati a disposizione della committenza che ci considerasse dei meri esecutori delle loro volontà. Noi oggi come SICIS creiamo 4 collezioni all'anno. In 25 anni di storia SICIS ha avuto la fortuna, la capacità e l'onore di contribuire a realizzare progetti estremamente importanti nel settore dell'hospitality, hotel e casinò a Las Vegas. Se passiamo a New York abbiamo il Plaza, possiamo andare a Parigi, abbiamo l'Hotel Ritz, la Burj Al Arab, che è una 7 stelle. Abbiamo anche l'onore di avere fornito e di continuare a fornire quelli che sono case più semplici di persone che non necessariamente devono avere un conto in banca stratosferico, ma che possono tranquillamente accontentarsi o abbellire le loro case anche con pochissimi metri di mosaico SICIS. Io sono sempre stato incuriosito dai settori dinamici del business. L'esigenza nostra di difendere i nostri disegni, la nostra creatività, mi ha portato ad avere consulenti che io ho dovuto pescare nel settore della moda. Il settore della moda è fortemente innovativo e questo mi ha consentito anche di aggiungere la fase dell'entertainment. Oggi l'entertainment è spettacolo. Noi vediamo gli chef, i ristoratori, ai quali non basta più predisporre e offrire un piatto di ottimo cibo, ma il cliente ama anche vedere spettacolo, ama vedere il cuoco che cucina. Quindi a questo punto qui è diventato molto facile per me mettere a disposizione del cliente che arriva in azienda la costruzione del suo mosaico dall'alto. È teatro che viene abbinato all'arte. Oggi noi siamo molto vicini a lanciare il nostro progetto, la nostra collezione di occhiali. Logico che, superato quello scoglio, noi avremo la possibilità di declinare l'utilizzo dell'arte musiva nel settore della pelletteria, nel settore ancora più forte della casa, nel settore anche dei piccoli oggetti. In passato ricordo che avevamo una collaborazione con uno stilista per decorare con le tessere musivo il tacco da spillo di una scarpa da donna. Mi piacerebbe riprendere quel progetto, seppure oggi noi non abbiamo la minima nozione e conoscenza del business delle scarpe. Però non metto limiti alla provvidenza. Tutto quello che mi passa per la testa, a me e ai miei collaboratori, viene vagliato, analizzato e poi lo andiamo a condire con una fase di coraggio o di incoscienza e lo facciamo. Questo è un percorso che è cominciato 4 anni fa con la presentazione di alcuni pezzi iconici da parte di SICIS, dove all'originalità del disegno, all'originalità del pezzo, SICIS sposava il suo materiale, il mosaico. Quest'anno al Salone del Mobile invece presentiamo proprio la nostra idea di casa, il nostro universo, quindi un susseguirsi di ambienti che esprimono al meglio questa idea di abitare. Il visitatore viene già accolto in una sorta di ingresso attraverso un portale che ha già la presenza SICIS nelle maniglie ed è tutto un susseguirsi di stanze che sono arredate nei minimi particolari, nel senso che non presentiamo solo mobili e accessori, ma presentiamo anche rivestimenti, rivestimenti parietali, illuminazione, rivestimenti tessili. Io ho cercato di creare una collezione senza tempo, che avesse un po' delle qualità, delle caratteristiche un po' trasversali a livello di gusto. Ovviamente l'apporto del mosaico in alcuni prodotti rende questi mobili ancora più interessanti. C'è la sorpresa, per esempio, a volte aprendo uno sportello di trovarsi un cassetto rivestito completamente in mosaico, in micromosaico, che è il valore aggiunto che noi diamo a questa collezione.
quest'anno è stato creato un monogramma che abbiamo riportato un po' nel tessile, nelle cuscinature, nei fronti degli armadi, proprio per veicolare questo marchio. Quindi il connubio tra industria, che è la parte un po' più del mobile che si conosce, e la parte artistica del mosaico, quindi l'arte musiva e l'artisticità di questa lavorazione, penso che sia il punto forte di questa collezione. Quando penso a una camera da letto penso sempre veramente a un'idea di comfort, quindi ho lavorato con una testata molto generosa che potesse dare un'idea di comfort ma potesse anche arredare una stanza, quindi abbiamo la testata in una dimensione piuttosto grande, da 3,60 m per un'altezza di 1,80 m, che accoglie quindi anche dei comodini. Anche i materiali usati sono dei materiali pensati per un utilizzo reale. In questo caso abbiamo utilizzato per questo salone un nabuc che si può pulire tranquillamente. Abbiamo associato a questo letto due contenitori che si chiamano Casanova, che riprendono sempre questo disegno un po' di foglia, che è un po' il motivo ricorrente, il motivo stilistico che ricorre in questa stanza. Lo troviamo sulla testata del letto, lo troviamo nelle decorazioni del fronte cassetto e lo troviamo anche nella trapuntatura dei fronti dell'armadio. Questa Nassalone non poteva mancare all'interno della camera da letto anche un master bathroom, quindi abbiamo presentato la nostra idea di bagno. C'è stato un po' un lavoro quasi un po' ludico, nel senso di riproporre queste silhouette quasi ottocentesche negli specchi, unite invece alla serietà del marmo. Abbiamo utilizzato un Emperador Dark nel rivestire completamente le pareti dello specchio ambra, quindi un bagno lussuoso ma che non mette in soggezione, perché proprio un poi il fatto di queste silhouette, il fatto di questi colori così morbidi, sicuramente si sposano perfettamente con quest'idea di accoglienza che noi volevamo esprimere. Quest'anno devo dire che abbiamo lavorato anche sui dettagli, sugli accessori della Casa Sicis, quindi presentiamo una collezione di maniglie, anche tutte rivestite in mosaico, e presentiamo anche delle porte. E in collaborazione con un'altra azienda, Sicis crea delle porte su misura, le cosiddette invisibili, proprio perché non hanno cornice, con dei rivestimenti in mosaico. Questo ancora una volta per sottolineare come stiamo affrontando tutto il settore degli interni per dare proprio un prodotto completo. Presentiamo anche una collezione completa di maniglie che possono essere utilizzate in svariati modi, in supporti esistenti, ma le abbiamo disegnate anche in scala un po' più piccola da riproporre proprio sui mobili, sempre con un rivestimento in mosaico minuto che le rende estremamente preziose. Quindi la maniglia col profilo d'oro e con la lavorazione in mosaico vuol dire che è assolutamente una novità. Abbiamo lavorato quest'anno anche sul segmento illuminazione e li abbiamo un po' associati a delle gamme. Per esempio, su un tavolo fluxus dalle linee così morbide, con questi anelli e con questa anche decorazione in mosaico, abbiamo aggiunto questo lampadario abbastanza importante in due varianti dimensionali, che si compone da sfere, di sfere in mosaico e in vetro, molto scenografico e in due finiture. Sempre recuperando anche un po' le caratteristiche di alcune lavorazioni italiane, abbiamo creato delle lampade che si chiamano ballet in vetro veneziano in diverse configurazioni che possono essere accostate liberamente per creare degli chandelier, delle cascate, diciamo, possono essere usate singolarmente come elemento di illuminazione, come segnale decorativo. Un pezzo che trovo molto interessante l'illuminazione, che è la gamma Siam. Sono delle canne, diciamo, di bambù, in realtà non è bambù, ma è una lavorazione che simboleggia un po' il bambù. L'abbiamo declinata in lampada da tavolo e in lampada da terra. Tutti elementi, devo dire, abbastanza scenografici, che sicuramente in un ambiente Sicis aiutano un po' a rinforzare quello che è la nostra idea, quindi si fanno guardare volentieri, ecco.
La Showroom di Parigi è un esempio che esprime in tutti i modi e in tutte le sfaccettature, positive e negative, le caratteristiche e il DNA della CICIS. Quando noi abbiamo aperto la Showroom di Parigi nel 2007, noi non facevamo prodotti o accessori per la moda, non facevamo gioielli, non facevamo orologi. Anzi, ad essere sincero, in quegli anni io non pensavo assolutamente al gioiello e non pensavo assolutamente all'orologio. Nel 2007 esprimevamo e producevamo dei mosaici molto belli e, essendo anche abbastanza narcisista, quando io ho un prodotto bello, io lo devo mettere nel parterre naturale, e oggi nel mondo il parterre naturale è il contesto della moda. Quindi ho voluto una showroom in quella posizione. Mi sono rivolto a Gianni Versace, che allora era l'utilizzatore di quei locali, e ho chiesto la showroom. Sono stato fortunato perché in quel momento loro stavano cercando un locale in Avenue Montaigne. Quindi praticamente è stato facile trovare un accordo. Ricordo un particolare abbastanza famoso, che in quella showroom Gianni Versace esponeva e vendeva gioielli. Di conseguenza avevo una grandissima cassaforte nei locali e mi hanno pregato di tenerla. E io a malincuore, ma con tutta professionalità e rispetto, ho accettato. Poi il caso ha voluto che dopo 2 anni noi siamo entrati, o abbiamo pensato di entrare e di creare, di produrre i nostri gioielli, i nostri orologi, e ci siamo trovati con una cassaforte già fatta e tra l'altro pagata da altri. Oggi noi stiamo entrando nel settore degli accessori. Non so se saranno belli, non so se saranno brutti. Noi ci proviamo perché ci crediamo, e di conseguenza quello sarà il posto naturale per presentare anche la linea degli accessori.